quello che dicevo io, perché mancava quella incisività. Esatto. Allora, Fabio, stavi dicendo su Neymar? Ma io, allora, prima cosa sono d'accordissimo su tutta l'analisi di Alessandro. Molte volte ci troviamo d'accordo, infatti anche ora sono d'accordissimo su tutto quello che ha detto. Su Neymar è croce delizia. Neymar è così, è un giocatore è brasiliano, ha un carattere forte, anche non è Ronaldinho che ha sempre il sorriso sulle labbra, è un brasiliano diverso, un brasiliano che ti dà quella croce e quella delizia, perché è un giocatore che ti può fa spalancare gli occhi in 5 minuti e deludere gli altri 80. Quindi è un giocatore così, e ha detto bene Alessandro, si ama o si odia. Io sinceramente non c'è un si ama come gioca e si odia come si comporta, è così, e si ama o si odia. Io sinceramente lo vorrei in tutte le mie squadre, un giocatore che ti dà sempre la possibilità di essere in superiorità numerica, perché parliamoci chiaro, è il miglior dribbling man del mondo. Levando Leo Messi che dribbla uomini senza fare niente, cioè basta che si sposti il pallone, ma quello è Dio, è altro. Io quello che dico è, Neymar è così, e non penso neanche sia un problema di gioventù, perché ormai ha 24 anni e sarà sempre così. Se deve maturare, era già maturato dopo 2 anni di Barcellona su quel piano, è così e basta parlare anche del suo carattere, secondo me. E secondo me col Malaga, per finire, che poi vi lascio, vi dico come l'ho visto io col Malaga, che sono d'accordo con Alessandro, cioè col Malaga il problema del Barcellona è stato Kameni, perché ha preso tutto, quando un portiere ti prende tutto, quando è una giornata top, e Kameni ce l'ha molto spesso col Barça, queste giornate top è difficilissimo. Non mi ricordo, avete menzionato Neymar, Mascherano e Piqué che vanno avanti, ma è da quando c'è Guardiola che Piqué fa centro avanti, cioè non è che è una cosa così irrazionale. Gli ultimi 20 minuti, se 15-20 minuti, se bisognava fare gol, Piqué restava in attacco fisso e Busquets retrocedeva e faceva il centrale di difesa. È sempre stato così, e quindi io ho visto un grandissimo Barça anche contro il Malaga, una squadra che ha pensato solo a non prenderle come sempre, Barça che manca con Suarez, Messi, Iniesta, e ha creato 20 palle gol. Ma che deve fare questa squadra? Scusate, se no metterla siamo dentro, siamo veramente troppo bene, lo so, mettiamola dentro. A volte c'è la fortuna, a volte c'è la fortuna, a volte sta la suerte, a volte non c'è la suerte, è così, purtroppo il calcio è così. Tante volte bisognava uscire con l'Inter, con Chelsea, il Champions League, mi ricordo, ma siamo usciti, il calcio ti dà e ti leva, quindi ci ha levato col Vabbè, Mara, non è che devi vincere tutto sempre, neanche, no, quello, no, quello è impossibile. In crisi anche in attacco, perché ha creato 20 palle gol, cosa deve fare una squadra? E ha trovato un super Kameni, ha trovato una super giornata del Malaga a livello difensivo, e ha strappato un pareggio che ci sta stretto, e purtroppo succedono anche queste cose. Questo è perché a risposta delle chiacchiere da bar di tutti questi italiani che continuano a dire che la Liga è un campionato facile a livello difensivo, cosa che non è assolutamente vera, cosa che questo campionato di Liga quest'anno lo sta sbugiardando in pieno, perché ci sono 7-8 squadre fantastiche in Liga, fantastiche, e nella dimostrazione che il Barcellona quest'anno, il Real Madrid, le grandi squadre, le corazzate trovano difficoltà a giocare anche con delle squadre di medio classifica, addirittura piccole. Quindi cosa vuol dire? Che il campionato di Liga è diventato molto 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 competitivo, se non il campionato più bello del mondo, e il calcio italiano invece è arretrato. Alle chiacchiere, scusate se mi sono disvulgato, ma per questa cosa di Messi che fa il gol in Spagna perché cioè, le difese fanno ridere, non è vera, basta, e quest'anno ha dato la dimostrazione, stop, che se Messi viene in Italia a Cerbi nel Sassuolo lo fa diventare pelato invece che Cavelli, capito? E la verità è questa, stop, con tutto rispetto, grazie di avermi dato voce, come sempre vi saluto tutti, compagni culè, scusate se sono stato poco con voi, e non vi preoccupate che il Barça quest'anno ce le verrà soddisfazioni, nessuno, alcuno. Confido in Luis Enrique, confido nel ritorno di Iniesta, e confido come sempre nel nostro Dio che è onnipotente ormai. Bravo, grazie Fabio. A tutti, ciao Fabio, ciao Fabio. Senti Ale, invece la partita di ieri sera è stata secondo lei una partita normale contro una squadra più o meno diciamo che l'ha messa solo sul piano fisico, quindi
Oppure, insomma, il Barça si è meritato. Si è meritato i tre punti, si è meritato la vittoria giocando una bella partita e non abbassando mai la guardia a livello psicologico. Per me è stata nettamente superiore. Sono d'accordo, il Barça ha vinto una partita difficile in un campo difficilissimo contro una squadra che certamente non è quella che abbiamo visto al Camp Nou nel 7-0 e a 2 gradi sotto zero. Questo è vero. E che è allenata da un ottimo allenatore, Brendan Rodgers, che insomma nel suo pubblico l'uomo in più. Il Barça ha giocato una partita molto regolare, molto precisa. Chiaramente il ritorno di Messi dà quel surplus incredibile alla squadra, per il quale la sua presenza in tutte le zone sensibili del campo permette di avere un ritorno in campo di Iniesta e Xavi e Messi contemporaneamente, perché svolge tutti e tre i ruoli quando vuole. Una gara molto, molto precisa. Messi chiaramente ha segnato il primo gol, ha segnato uno dei suoi gol secondo me da cineteca, la coefficiente di difficoltà elevatissimo, un passaggio bellissimo di Neymar, ma tante note positive, una difesa certamente attenta, un Mascherano che sicuramente è tornato ai livelli di massima forma contrariamente a quelli visti inizio stagione. Mi sono piaciuti molto gli esterni di difesa, Sergi Roberto un paio di ingenuità, in particolare non so se vi ricordate il pallone, sì, la punizione battuta all'indietro in mezzo al campo, sì, insomma, sì, mi ha rischiato un po', un Busquets che secondo me ieri ha giocato una bellissima partita. Ho visto le pagelle del collaboratore di tutto campo, è stato secondo me poco generoso con Sergio, cui ha dato l'insufficienza. Secondo me Sergio, oltre a recuperare un numero incredibile di palloni, insomma, ha schermato, ha dato equilibrio alla squadra. E poi insomma Suarez, grande sacrificio, sfortunato lì davanti nella conclusione. Molto bene anche André Gomes, che è partito forse un pochino in sordina nei primi minuti, è stato un po' impreciso, ha commesso qualche fallo di troppo, però ha concluso una gara, secondo me la miglior gara da quando gioca nel Barça, e il solito Rakitic di livello europeo che dà grandissima corsa e equilibrio. Un Barça da 7,5, non di più, poteva fare molto più male, però missione compiuta, mi viene da dire. Primi nel girone, maggior attacco fino ad ora, maggior numero di gol realizzati in tutta la Champions in questa fase a gironi, primo posto consolidato in un girone comunque davvero 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 difficile. Un Barça che c'è e che potrà fare male fino alla fine, credo. Senti, Andrea Fabiani ti chiede perché il Barça sembra andare meglio in trasferta che in casa? No, non credo sia una questione di casa o trasferta. Certamente la trasferta ti dà quell'input di attenzione in più, di sicurezza in meno, che è proprio quello che ti fa sopravvivere. Cioè, una bellissima biografia sui grandi scalatori e i grandi conquistatori delle montagne, che dicono quando vai in montagna la cosa che ti rende e ti tiene vivo è la paura. Ecco, probabilmente quella paura comunque del giocare fuori casa, del pubblico avversario, della sicurezza in più dell'avversario, è quella che permette al Barça di stare un pochino più attento in certe fasi della partita, e anche forse perché gli avversari incontrati fino ad ora sono stati, diciamo, di livello, per carità. Comunque a parte la partita di Siviglia e la prima in campionato di Bilbao, diciamo, le trasferte avute fino ad oggi in Liga sono state, diciamo, meno impegnative probabilmente di quelle delle squadre che abbiamo affrontato in casa. In Champions invece un Barça che ovviamente bello di notte, mi verrebbe da dire, che insomma da sempre il massimo,
dello show in tutte le competizioni, in tutte le serate europee, ma non credo, e concludo, che ci sia una tendenza a giocare meglio in trasferta. Senti, ma invece secondo te sarà determinante la partita della Noeta? Oppure sì, io leggevo un'intervista di oggi di Messi, sì, che ha avuto non ho capito dove, a Barcellona, sì sì, è un evento dell'Adidas. Sì, gli hanno chiesto insomma la Noeta e lui non ha dato una risposta scontata, ha detto un campo difficile, un campo su cui fatichiamo gli ultimi anni, e io sono certo, anche per la mia breve esperienza personale sia di giocatore che di allenatore, che quando vai su un campo che storicamente, indipendentemente dalla stagione, al tipo, sì, di campionato che fa la squadra che affronti, condiziona, il ricordo condiziona sempre, e per il Barça sono tanti, ma tanti gli incubi sul campo di Donostia. Lasciamo perdere il gennaio del 2014 e 2015, pensiamo all'ultimo anno di Guardiola, sì, l'anno in cui vinse Mourinho il campionato, il Real Madrid, anche lì si prese un 2-2 con una rimonta della Real Sociedad da 2-0 con un incredibile retropassaggio che mise in porta, non ricordo quale attaccante della Sociedad. Il messicano, mi sembra, fosse, sì, Carlos Vela. Un retropassaggio di David Villa, incredibile. Insomma, è un campo che certamente condiziona, senza ombra di dubbio. Da qui a dire decisiva non credo. Però penso che il calendario a questo punto un pochino rispetto al Madrid ci favorisca. Senti, io inoltre mancano 6 mesi, no? Per sì, venire, no, per carità, però purtroppo il nostro mondo barcellonista si deprime tantissimo anche quando non dovrebbe, no, o si dovrebbe deprimere poco quando poi dovrebbe, quindi è un po' particolare. Io ho detto nella prima parte della trasmissione, Stefano, per esempio, Stefano Rizzo è d'accordo a prendersi anche un punticino, anche ad affrontare il classico a più 6 per il Madrid, dice, perché se lo vinci poi vai a meno 3 e se è una partita e manca ancora tutto un girone. Esattamente. E quindi io però dico una cosa e chiedo ad Alessandro una risposta su questo. Se si vince alla Noeta e si sfata un tabù che, come dicevamo, dura da 7 anni, ti presenti al classico che tu sei un leone a differenza, sì, dell'avversario. Sì, sono convinto, è l'altra faccia della medaglia, come, esatto, dicevo, da un lato è un campo tabù, dall'altro è o meglio, se si sfata il tabù con una vittoria magari anche bella, magari non faticata, ma non dico larga, però insomma sicura, certa, in cui magari riesci per una serie di combinazioni di buon gioco, di destino, a chiuderla nel primo tempo, puoi risparmiare intanto forze, energie, certo, per tutta la settimana, e poi vinci in un campo che negli ultimi 7 anni è stregato, quindi sì, da morale, da fiducia, e probabilmente con un pizzico di rabbia e di voglia in più contro Madrid. Certo. Vabbè, dice un proverbio spagnolo, dice, sempre che llovió paró, sempre che ha piovuto ha smesso, così che forse questa volta succede che vinciamo lì. Inoltre uno quando fa la critica non è che fa la critica distruttiva, fa la critica costruttiva per migliorare certe cose della squadra, ma no? Certo, ma questo è fuori ombra di dubbio. Noi cerchiamo di non deprimerci troppo. Esattamente, no, non è per deprimerci. No, ma infatti
Ma infatti l'arrabbiatura di sabato è perché non l'hai vinta la partita, ecco. Esattamente, stiamo dicendo, sì, è quello. Non è stata vinta, perché hai perso due punti, perché quella palla non voleva entrare, l'ha detto anche Luis Enrique, insomma, io sono contento perché i giocatori hanno avuto fede fino all'ultimo secondo dell'ultimo minuto di recupero. Poi dobbiamo... Sì.